massimo 7. Quante zampe hai, ragno? 8. Più il pene? No, bene. Più il pene! Salve a tutti e benvenuti in questo ultimo episodio, è l'ultimo giusto? Diciamo sì, di sì. Degli anime della nostra infanzia. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e di visitare il nostro sito internet bordellainitalia.com. Eccoci qua. Oggi parleremo di un altro anime slash manga di Rumiko Takahashi, ovvero Inuyasha. E oggi seguirò una scaletta un po' insolita. E infatti, prima di procedere con la sigla, introdurrò velocemente i personaggi. Perché molti di voi dicono, ma c'è il chi in cui tu parli dei personaggi. No, il chi è dedicato a un personaggio molto particolare. Inuyasha è un'opera di 56 volumi che poi è stata fatta una trasposizione anime, tra l'altro molto bene, rispetto a Ranma, molto migliore, di 167 episodi, in cui c'è un inizio e una fine. Questo, almeno questo è fondamentale, no? Perché Ranma non aveva una fine, almeno l'anime. Allora, come suggerisce il titolo, Inuyasha è il protagonista di questa serie, che è... Non c'erano dubbi. Come dice il nome stesso giapponese... Avete giurito un cazzotto? Te lo giuro. Sto ascoltando, dici il titolo. Cioè, come dice il giapponese? È un demone cane. Inuyasha, nella sua avventura, di cui poi vi descriverò bene dopo, è accompagnato da altri personaggi. Più o meno principali, perché non sono tipo delle telespalle bobo. Diciamo, è accompagnato dalla bellissima Kagome Kurashi. Una ragazza di 15 anni, ovviamente. Età media, no? Poi... Anzi, ci siamo alzati un pochettino. Poi viene accompagnato dal monaco Miroku, che è un monaco che è, diciamo, un po' come lui, anche un po' come me, maniaco e donnaiolo. Ma maniaco veramente, cioè perché lui tocca culi e tette a tutti e a tutte. Ma è un monaco buddista. È un monaco buddista a cui piace il triangolo. Il triangolo no! Ma, cioè, e non è censurato, cioè si vede, quando lui tocca i culi, anche di Kagome, anche dell'altro personaggio che io sto per introdurre, di Sango. Infatti tra lui e Sango c'è una sorta di tensione sessuale. Non scuola il buon Sango. Sango, nonostante sia attratta dal monaco... Siccome si comporta deficiente, poi... Perché nel momento in cui c'è un momento di avvicinamento, lui tocca o il culo o le tette e si prende uno schiaffo. Un altro personaggio che accompagna questo eclettico gruppo di personaggi è il piccolo Scippo, un demone volpe. Piccolo Scippo! Hai saltato un personaggio? Non ho saltato un personaggio, perché Sango è accompagnata. Prima di dire da chi è accompagnata, dobbiamo dire chi è Sango. Sango è una sterminatrice di demoni, che è accompagnata da un demone gatto, che si trasforma quando si arrabbia, una sorta di tigre con i denti a sciabola. È una versione gigante di sé. Va. Demoniaca! Che può volare, infatti, questo demone lo utilizzo come mezzo di trasporto. Lo vorrei pure io un Kirara, perché non ce l'ho? Kirara, ho comprato un Kirara. Detto ciò, iniziamo con la sigla. Io ho scelto questa sigla perché è quella che mi piace di più e che è la prima apertura. E da quello che ho capito della terza edizione italiana, esatto, che fa vedere tutto quello che vi ho detto sinora, i personaggi, questa è Kagome, che ora vi spiego lui cosa, lei cosa fa, questo è Inuyasha e suo fratello, perché lo scuola è buon sangue anche col fratello, perché lui Inuyasha è un mezzo demone, invece il fratello è un demone, quindi si capisce che suo padre ha fatto il donnaiolo con un'umana e quindi lui odia questo fatto. Quindi ho introdotto un altro personaggio, che è Kikyo, che vi spiegherò bene o male chi è Kikyo. Una cosa che dovrò dire è che Inuyasha è talmente vasto che non posso parlare tutto, soprattutto nei 30 minuti che mi sono concessi, prima che voi poi vi fate le vostre domande. Vabbè, infatti tutti quanti abbiamo dovuto ridurre quando... No, ma qua ho fatto il tagli e cuci allucinante. Beh, troppi... Più tagli e cuci di quando ho fatto
Non che sia Evangelion. Kirara, Sango, Shippo. Shippo. E anche Miro. Ma cosa su Shippo? Shippo è un bel personaggio. Vuol dire un bel personaggio. Il demone volpe. Piccino. Con tutti i suoi poteri particolari. Benissimo, ora che la sigla è terminata, iniziamo con la nostra scaletta dei 5 W. E andiamo con dove? Dove si svolge Inuyasha? In Giappone. Inuyasha è vero che si svolge in tutto il Giappone, ma tutto parte da Tokyo. Ovviamente. Perché Kagome Kurashi è una ragazza di 15 anni che va alle scuole superiori di Tokyo. Però le vicende di Inuyasha si svolgono un po' in tutto il Giappone, però non nello stesso periodo temporale. E questo mi permette di introdurre il quando. Le vicende di Inuyasha si svolgono in contemporanea in due epoche e poi introduco una terza epoca che viene, diciamo, raccontata un po' come flashback. Io mi riferisco al presente per quanto riguarda i fatti narrati nella storia. Il presente, per questo video, è l'epoca Sengoku, che è l'epoca feudale giapponese che è intorno a 500 anni fa. Quindi il presente che tu dici è dove c'è Inuyasha. Esatto. Okay. Dove vive Kagome è il futuro, che è l'epoca moderna. È il passato, sono dei fatti che vengono narrati durante tutti gli episodi o i volumi del manga, a mo' di flashback, che sono accaduti 50 anni prima, precisi di orologio, del presente. Quindi, presente epoca Sengoku, futuro la nostra epoca, passato 50 anni prima del presente. Poco fa vi ho detto che i personaggi sono coinvolti in un'avventura. Ma cos'è questa avventura? E quindi questo introduce automaticamente il nostro cosa. La storia gira intorno a due cose. A un personaggio particolare di cui vi introdurrò dopo e un oggetto. L'oggetto in questione è la sfera dei quattro spiriti. La sfera dei quattro spiriti è un gioiello che conferisce al possessore dei poteri. Non importa chi sia il possessore, buono o cattivo, sia buono o cattivo, demone o umano, dando conferisci poteri. Dei poteri. Allora, cosa è successo? Siamo nel passato. Praticamente Inuyasha vuole rubare la sfera dei quattro spiriti, che viene custodita in un santuario e a sua volta viene protetta dalla sacerdotessa Kikyo. Kikyo è la protettrice di questa sfera, è ferita, sta per morire, ma prima di morire riesce a sigillare Inuyasha in un albero. Lei spara le sue frecce sacre, gli altri scocca. Perché spara. Per me è spara, perché io sono moderno. Lei scocca le sue frecce magiche. Anche nell'epoca moderna si dice scocca la freccia. Io quando andavo a caccia di animali di taglia grossa, io le lanciavo le frecce. True story. Così. Spara il allora, lei prima di morire riesce a sigillare Inuyasha in quest'albero, che è un albero fondamentale in tutta la storia, più o meno fondamentale, giustissimo a distanza di secoli e praticamente lei quando muore viene fatta bruciare con la sfera. In questo atto, diciamo, di santificazione della sfera, la sfera viene purificata e poiché viene bruciata assieme a lei, la sfera scompare. Così. Arriviamo nel futuro. Kagome sta bellamente facendosi c***o. Kagome vive in una sorta di santuario perché suo nonno ha a che fare con demoni, cosa, a modo suo, anche se poi suo nonno è un po' rincoglionito con l'età. Lei vive esattamente nel futuro, dove c'è Inuyasha, cioè dove Inuyasha è stato sigillato. A pochi metri da questo albero, lei ha una sorta di capanna degli attrezzi, mettiamolo così, perché lei ha una tenuta un po' grande, un po' come quella di Akane Tendo, però se non più grande. Sì, sì. Dentro questo capanna degli attrezzi si trova il pozzo mangiaossa. Dove c'è Samara? Di The Ring, no? Io non l'ho mai visto. Poi esce da lì. Ora è tutto collegato, ho capito. No, non ce lo nascondono. Tanto l'originale giapponese, The Ring, ecco. Ringu, ho scoperto tutto. Ringu. Abbiamo scoperto tutto, ragazzi. Ma ne hai scoperto più? Sì, sì, no. Una rivelazione. Che colore hai i capelli, Kagome? Kagome? Brunette, neri. Samara! E lei, c***o! Ecco, per me è tutto donna. Sesto, pozzo mangia ossa.
è il portale per andare dal presente al passato e viceversa. Ma Kagome non sa niente del passato. Lei è una ragazza normalissima che fa i suoi suoi, se non che lei a scuola, questi gombi. Lei, per qualche motivo che non ricordo, va a prendere qualcosa, né in questo capanno e gli attrezzi. Forse andava a dare a mangiare a Samara. No, andava a mangiare a Samara. Praticamente da questo pozzo esce un demone millepiede. Che in caso chiamo centipiede, ma centipiede in italiano mi sembra male, quindi dico mille centipede. Io dico millepiede, posso dire millepiede? Vabbè. Che praticamente attacca Kagome. Nell'attaccare Kagome la porta dentro il pozzo. E Kagome viene trasferita nel presente. Epoca. Nel presente di Inuyasha. Esatto. Praticamente lei si trova... Non si trova più a Tokyo, ma si trova in un villaggio. Stiamo parlando di 500 anni prima. Che sarebbe diventato Tokyo. Esatto. E poi le persone del posto vedono che c'è questo demone e iniziano ad attaccarlo e a salvare Kagome. Ma Kagome non ha nulla per proteggersi. Se non che Kagome dice, ma quello chi è? Cioè, Inuyasha è messo nell'albero. Fa, quello è il demone, lasciamo stare. Ma che lasciamo stare, lui ci può aiutare. Lei toglie la freccia che lo sigillava. Lui ammazza il demone, il centipede, però lo dice, ma dov'è la sfera dei quattro spiriti? Io fa, amico mio, ci sono passati 50 anni. Buongiorno. Se non che, mentre c'è questa discussione, compare la Somma Kaede. La Somma Kaede è una sacerdotessa, una vecchia rimbambita, però è una vecchia rimbambita adesso, perché nel passato... Era 50 anni in meno. Esatto, prima di tutto sì. È già 50 anni, esatto, senso, voglio dire. Lei non è altro che la sorella minore di Kikyo. Quindi lei conosceva tutta la storia di Inuyasha. Nel controllare Inuyasha che si voleva fare la sfera dei quattro spiriti, Kaede mette un rosario attorno al collo di Inuyasha. Però quando lei lo mette, siccome Kaede non ha tutti questi gran poteri, ma lei capisce che Kagome invece ha poteri di sacerdotessa. Che se non sa scoccare le frecce? Beh, bisogna avere la mira, insomma, la destrezza. Praticamente, Kaede dice a Kagome, io ho messo il rosario, adesso tu devi dare un comando. E lei dice, che comando che è? Che cosa devo fare? Una parola! Ma che parola? Una parola! Ma che parola? Una parola! Ma che parola? Lei dice, la prima che gli passa per la testa. E cosa potrebbe dire a un cane? Ci accuccia! Ogni qualvolta che lei dice accuccia, prende Inuyasha e precipita a terra, lasciando la fossa. Con questo fatto di accuccia vengono fatte diverse gag, perché poi è vero come diceva lei che all'inizio loro non si possono vedere, ma poi diventano molto amici. E quando Inuyasha fa minchiate, lei verifica e dice accuccia. In questo da feruglio, perché loro non capiscono cosa devono fare di questa sfera, arriva un demone corvo che si... la sfera. E allora fa, no, la dobbiamo togliere, perché così quel demone diventerà potentissimo con quella sfera. Nessuno sa cosa fare. In qualche modo Kaede dà un'acqua con le frecce a Kagome e dice, lancia quella freccia e cerca di colpire il demone. Quello fa, oh, ma è scoccato le frecce. Bravo, e fa, provaci, provaci, provaci. E lei nel provaci colpisce la sfera dei quattro spiriti, perché lei non aveva mai mirato un c***o la sua vita, va a prendere un oggetto grande così, ovviamente, perché è normale, no? Più che altro, se avesse colpito il demone, la sfera non si fosse... distrutta, non sarebbe stata la storia. Quindi, come diceva lui, lei colpisce il gioiello si distrugge e si disperde in ogni dove del creato. Esatto, tipo le sette sfere del drago. Ma con l'unica differenza. Che sono più pezzi. Punto pezzi uno. Di sono molto sfera. Più pezzi. Secondariamente, nell'anime dicono che si disperde in tutto il mondo, ma in realtà loro non vanno in tutto il mondo, loro stanno solamente in Giappone. Cioè, vedi che culo, no? In realtà, nell'era Sengoku era tutto Giappone il mondo. No, era tutto Giappone. C'era lui. Era intorno al 1500-1600. Berserk c'era da un'altra parte, era sempre in Giappone. Full Metal Alchemist era sempre c'era. Tutto Giappone. Tutto Giappone. Capito. Benissimo. Allora, la Kaede dice, guardate, questi frammenti della sfera vanno recuperati. Perché anche un piccolo frammento della sfera può conferire poteri grandi al suo possessore, che sia demone o umano. No, sono steroidi. Qualcosa di più. Beh, forse sì. Beh, comunque. In scaglie. E quindi parte la loro avventura. Alla ricerca dei frammenti della sfera. Una domanda che voi mi potreste fare è la seguente. Ma se la
Sfera dei Quattro Spiriti era andata perduta con Kikyo, perché poi è ricomparsa con Dr. Kagome. Ma infatti se solo l'avevo capito. È ricomparsa perché praticamente Kagome, essendo poi che si capisce la reincarnazione di Kikyo, la Sfera dei Quattro Spiriti era all'interno di Kagome. Infatti lo spirito di centipiede, mille piede, come si chiama? Quello là. Esatto. Fu attratto dalla presenza della sfera che aveva Kagome, attraversa addirittura lo spazio-tempo per recuperarla. In realtà lei recupera Kagome, se la fine a sé e porta Kagome nel presente. Chiaro? Chiarissimo. Io ho i miei dubbi su tutto ciò, però vabbè. Vabbè, tu hai i dubbi, la storia è questa. Sì, però sai il fatto che uno torna indietro nel passato potrebbe cambiare la linea del continuo spazio-temporale, che poi non succede perché loro sono anime, quindi non spiegano come tutto ciò non incida sul futuro barra presente. Ma domanda che voi mi potreste fare: ma dove c***o è la sfera dei 4K e dei quattro spiriti? Cioè, da dove proviene la sfera? Sto pensando solo da solo, capito? La sfera dei quattro spiriti nasce nell'epoca Heian, che è il trapassato remoto. Ah, è l'epoca degli anni, intorno all'800-1200. Prima dell'epoca Sengoku. Esatto. In cui 1200 siamo ancora prima. In cui 1400-1500 Sengoku. In cui la sacerdotessa Midori Ko combatte contro un demone drago. E praticamente durante questo combattimento lei fa fede al suo cuore, al suo anima, ai suoi quattro spiriti fondamentalmente. E mentre loro combattono diventano pietrificati. Diventano tipo delle pietre. E da questa statua di Midori Ko drago, che combatte col drago, esce fuori la sfera dei quattro spiriti. Infatti la leggenda narra che Midori Ko e il demone drago stiamo ancora per combattere. Anche oggi stanno combattendo. Ma il drago si chiama lo Shenron? No. Polunga? No. Liu Shenron? Si Shenron? C'è Shenron? Non si chiama. Non è Shenron. È il demone drago. Fin qua abbiamo introdotto tutte le W, all'eccezione di una, che è il nucleo fondamentale, ancora più fondamentale, della sfera dei quattro spiriti, che è il Ki. Ho riservato il chi all'antagonista principale, che praticamente è quello che lega tutto e tutta che la storia. E tutti odiano. Poco fa ho detto un'inesattezza per raccontare la storia, che è vero che tutto gira intorno alla sfera dei quattro spiriti, ma in realtà la sfera dei quattro spiriti è una conseguenza, perché tutto gira intorno al personaggio di Naraku, perché Naraku, che lui si spaccia per un demone, per te è un mezzo demone. Anche lui. È vero che vuole entrare in possesso della sfera dei quattro spiriti, ma lui lo fa in una maniera molto subdola. Cioè lui non si sporca mai le mani. Lui manipola i nostri personaggi, fa dei complotti affinché lui riesca ad raggiungere i suoi scopi. Infatti, se vi ricordate, io vi ho detto che Inuyasha era andato nel passato a rubare la sfera, ma Kikyo, ferita, lo ha sigillato, ma in realtà quella è la parte finale. Io non vi ho detto quello che c'è stato prima. Inuyasha e Kikyo erano innamorati, volevano stare insieme. Però Kikyo ha detto: io non posso stare con te se devo stare appresso alla sfera. Certo. E Inuyasha dice: ok, dammi la sfera a me, che io con la sfera diventerò 100% umano, così tu non hai sfera a cui pensare, io divento umano e possiamo stare insieme felici e contenti. Se no, che è che succede? Sono due storie parallele. Inuyasha si vede in un prato e viene aggredito dalle frecce di Kikyo, e lui capisce che Kikyo, allora Kikyo mi sta a... Nello stesso tempo Kikyo viene ferita al braccio da Inuyasha, ma in realtà non sono né Inuyasha né Kikyo, è Naraku che in due momenti quasi contemporanei, cioè uno appresso all'altro, crea questo complotto utilizzando le loro fattezze per far capire loro che erano uno contro l'altro. E infatti quando Inuyasha dice: allora quella mi stava a... ti dico va, vado a rubarmi la sfera senza di te. Kikyo cosa fa? Ferita da Naraku, ma in realtà pensava fosse Inuyasha, dice: Inuyasha, tu mi hai tradito. E tutta la storia va avanti. Tutto nasce quindi da un complotto che Naraku fa. Sì, fa un complotto. Posso fare anche il Inuyasha, tipo il Greg. Quindi in realtà è per colpa sua che è morto Kikyo. Oh, è colpa sua tante cose. Vabbè, così lo sapevo. Il motivo per cui ho voluto introdurre i personaggi, perché il nucleo fondamentale che unisce questi personaggi non è la ricerca della sfera dei quattro spiriti. Perché loro sì che vanno alla ricerca della sfera dei quattro spiriti, lo fanno per
sottrarla al Naraku, perché diventerebbe un demone troppo potente da distruggere. Inuyasha ce l'ha con Naraku. Con Naraku, perché gli ha rubato la zita, gliel'ha uccisa, eccetera, eccetera, eccetera. Kagome sta presso a Inuyasha, che ha sta malattia per Kikyo. Monaco Miroku ha la maledizione del... Il vortice della mano destra. Il vortice della mano destra è una maledizione che sempre Naraku fece al padre di... O al padre o al nonno, comunque, sì, gli antenati. Sta cosa. Esatto, gli antenati di Miroku. È un vortice che risucchia tutto. Infatti lui, per sigillarlo, usa un rosario. Quando lo toglie il rosario, quel coso succhia tutto. Molti possono pensare che sia un vantaggio, ed effettivamente è un vantaggio. Tuttavia, la menzione vuole che questo vortice si allarga poco per poco, giorno per giorno. Fintanto che diventerà talmente grande di risucchiare Miroku se stesso. Questo si capisce per cui Miroku, ogni volta che approccia una nuova ragazza, le chiede se vuole fare un figlio con lui. Perché lui ha, tra virgolette, fretta di fare un erede. Che possa in qualche modo continuare la sua ricerca per sconfiggere Naraku, perché solamente sconfiggendo Naraku che lui si potrà liberare della maledizione. E quindi perché lui è maniaco. Non solo è maniaco. Cioè, il Monaco Miroku. Cioè, maniaco ci deve essere per forza, scusami, che anima è senza personaggio. Ma aspetta, ma non solo è maniaco, ma è anche truffaldino. Ah, è un truffatore. Ma si sa, è un monaco. No, è un truffatore. Cioè, proprio, non sono altri modi per definirlo. È un truffatore perché, siccome loro sono in viaggio, no? In Giappone del 1500, ci sono hotel, no? Quindi loro o dormono fuori, accampati, o praticamente devono cercare un alloggio di fortuna. Il Monaco Miroku cosa fa? In ogni villaggio loro vanno, se ne vanno nel castello di quel villaggio, si inventa che c'è un demone, e lui dice, io voglio libero di questo demone. E loro dicono, ah, ma che dobbiamo dare? Non ci dire niente, basta, non ci dire niente. Ah, non ti dobbiamo soldi, allora vi ospitiamo per la notte. E lui li f***a. Non solo li f***a, ma lui cerca anche di entrare letteralmente nelle grazie della principessa del palazzo. Vabbè, ovvio, è ovvio. E questo qua fa scattare la vena di Sango, perché Sango è una sterminatrice di demoni. Dici, ma che c'è in secca con Naraku? Perché vedete, Naraku, siccome Sango è una sterminatrice di demoni, una sera lei doveva andare con suo padre e suo fratello minore, a combattere i demoni, ma lui praticamente aveva messo un frammento della sfera al piccolo fratellino di Sango e praticamente lo controllava telepaticamente da remoto, un po' come facciamo adesso noi con quello che voi chiamate lo smart working, non si chiama smart working, si chiama home working. Lui lo controllava e il fratello di Sango uccise il padre, gli altri sterminatori, altra gente che stava là attorno. Quindi era un bambino tranquillo. E stava, vabbè, era indemoniato letteralmente. E stava quasi per uccidere Sango. No, la uccide. E lui scappa. E poi lui scappa, torna, sempre con sto frammento, sempre che è in possesso di Naraku, eccetera, eccetera, eccetera. A quello che ha messo il bollo della mano destra, a quello che ci ha ammazzato la ha sterminato la famiglia. La zia, a quello che ha sterminato la famiglia. E poi è a Shippo. Piccolo Shippetto. E a Shippo semplicemente ha ucciso i suoi genitori. Vabbè, comunque sta facendo un bel curriculum, c'è una cosa. No, questo non è niente, questo è solamente quello che vi posso raccontare in questi pochi minuti. Ma la domanda che voi dovete fare è, ma da dove nasce Naraku? Oddio, questo è difficile da raccontare. Poco prima del passato, Kikyo prestava delle cure a un brigante che era ferito. Questo brigante si chiama Onigumo. Questo brigante era messo all'interno di una caverna. Kikyo ogni giorno, accompagnata all'epoca piccola Kaede, si recavano in questa caverna e prestavano assistenza perché era ferito, era bruciato, infatti non si è mai visto in faccia, è tipo bendato sempre, non si poteva muovere, lei lo nutriva, lo puliva e prestava le cure. Il brigante Onigumo in realtà la voleva ficcare a Kikyo, ma non poteva ficcare perché lui era ferito, era tutto bruciato, male. Non poteva uscirsene. Lui cosa fa? Vende la sua anima ai demoni. Quindi tutti i demoni che passavano di là hanno divorato il corpo di Onigumo e hanno dato vita a Naraku. Naraku non è altro che l'unione di tutti questi demoni, più di Onigumo, e questo perché è mezzo demone, con il desiderio principale di trovare la Kikyo. E questa è una cosa fondamentale nella storia. È il motivo quindi anche perché era fatti mettere uno contro l'altro, perché lui non voleva. Esatto, questa è la prima cosa. La seconda cosa è perché praticamente il fatto che a suo intento Naraku abbia dei sentimenti reconditi per Kikyo è una sua debolezza. Prima di passare a trivia, voglio dire una cosa.
I mezzi demoni hanno un giorno del mese in cui perdono i poteri. Inuyasha perde i poteri nei giorni di luna nuova. Che diventa totalmente umano. Totalmente umano. Cioè proprio, lui diventa proprio, scompaiono le orecchie, i capelli, sì, di nero, è umano come tutti gli altri. Debole e scemo. Beh, scemo è sempre. Okay. È sempre scemo perché lui... è un cane. No, non è per quello, perché lui è una persona molto impulsiva. E poi lui ha degli istinti canini, tipo lui quando deve cercare un demone, lui... Fiannusa, è un demone cane. E fa le cose da un cane. E anche quando lui si gratta tipo con la zampa come i cani. Comunque, Naraku, essendo di fatto un mezzo demone, anche lui c'è un giorno del mese in cui lui perde i poteri. Sapete qual è questo giorno particolare del mese? Non è un giorno ben definito, perché Naraku, essendo comunque scaturito dall'unione da diversi demoni, lui ha la facoltà di scegliere il giorno del mese in cui lui perde i poteri. Ah, certo. Tu lui lo sceglie e tra l'altro lui sfrutta quel giorno di traiore debolezza per riformarsi il suo corpo. Cioè toglie parti del suo corpo di demoni scemi e lo risistema diventando ancora più forte. Infatti Naraku, tra queste cose che lui fa... Taglia e cucio. Tra questo taglia e cucio che lui fa... Che hobby da... Più ai frammenti della sfera che lui aveva alcuna, perché lui ne ha accumulati parecchi, acquisisce tanto potere. Infatti lui riesce a creare le sue emanazioni, lui diciamo riesce a comandare da remoto il fratello di sangue, lui riesce a fare tante cose. Un'altra cosa che lui riesce a fare, Naraku ha l'unica arma che riesce a contrastare il tra virgolette vantaggio di Miroku. Perché Miroku dice, vabbè, se Miroku lui può succhiare tutto, lo può succhiare Naraku, no. Naraku la fa sta cosa, mica è scemo. Chiara da lui la maledizione, lo sa. Naraku ha degli insetti demoni, che sono più che altro delle vespe, demoniache, che sono velenose, che qualora venissero risucchiate da Miroku, Miroku si avvelena. E sta male per diversi giorni. Infatti lui non può esagerare, perché sennò rischierebbe di morire. Infatti... ogni volta che appare Naraku o una delle sue emanazioni compaiono sempre gli insetti di Naraku, li chiamo sempre insetti di Naraku, li chiamo sempre. E in alcune occasioni, per salvare la situazione, Miroku rischia, risucchia tutto, anche il demone sta male, Sanko si prende cura di lui, e quando gli altri gli fanno la domanda come sta Miroku, in quel momento lui con gli occhi chiusi si mette una mano sul culo e quella gli dà uno schiaffo e dice sta benissimo. Per riprendersi. A me. Passiamo ai trivia. Sapevate che i nuovi di Ranma, sì. Kagome, Inuyasha fanno un cameo? Sì. E anche Tessai, che è la spada di Inuyasha. Sì, lo so. Benissimo, siete degli s***i. Sì, ma lo sapevo anche io, ho parlato di Ranma, però poi in realtà gli dei trivia non... Poi una cosa che ho letto è che Kagome, essendo la reincarnazione di Kikyo. Una domanda che tutti si pongono è: ma i poteri di Kagome sono inferiori, uguali o superiori a quelli di Kikyo? Beh, allora, molti pensano che siano inferiori, ma in realtà non è che sono inferiori, ma sono sottosviluppati, perché lei comunque non ha mai sviluppato. Cioè, poi lei impara come si lanciano queste frecce. In realtà, la Takahashi ha dichiarato che è più potente. Certo, è il futuro. Ah, 500 anni di vantaggio. Certo, ovvio. Se vi ricordate di Apposai, c'è un personaggio molto simile ad Apposai, che è il vecchio Miyoga. Sempre personaggi della Takahashi. È simile nelle fattezze, no? Nella Apposai. È uguale, però versione pocket. Il vecchio Miyoga è il tuttofare scopino di Inuyasha, che è un demone pulce. Infatti ogni volta che lui va a trovare Inuyasha i succhi e il sangue, lui lo schiaccia, è una gag che va sempre. Allora, Apposai era maniaco, sì. E lui aveva i suoi tesori. Ed era forte. Sì. Miyoga invece è tutto l'opposto, è anche un cagasotto. Infatti ogni volta che c'è una battaglia, lui se la svigna. Ma se la svigna veramente velocissimo. Poi ovviamente c'è una pletora di personaggi. Koga... Totosai. Koga è come Ryoga. Koga è un è yoga. Ha lo stesso più o meno funzione. Sì, ha la stessa funzione. Lui va e viene. Anche perché lo fa mettere la sfera sugli istinti. Ma si perde?
No, non si perde. Ah, no, lui, ma però è un lupo, lui è mezzo non lupo. Si, non si perde perché è un lupo e lui riesce a sfidare. Lui l'ha fatto boccia. Dice, quello è un mezzo porcellino. È un mezzo porcellino. È un mezzo porcellino. Però, diciamo, una cosa che alcuni coriove perché va e viene come, diciamo, un passaggio ricorrente, secondariamente. Ed perché... è in rivalità con Inuyasha. Beh, non c'è una rivalità, perché lui dichiara che Kagome è la sua fidanzata, ma lei non l'ha mai detto che ma anche Ryoga dichiara che è Akane, esatto, il suo amore. È la sua amata. Anche Kuno. Vabbè, poi con tutti shampoo dichiarano cosa, anche se tanzone. Next trivia? Non c'è un next trivia. Come no? Non hai detto le cose più importanti dei trivia? Dai, le so. Poi che sta uscendo un nuovo sequel. Un sequel di Inuyasha. Un sequel inteso in anime. No, questo non lo sapevo. Forse manga, chi lo sa. Ah, mi solito io faccio le mie... conclusioni. No, le mie conclusioni, le mie presentazioni sempre fatte al c***o di cane. In questo caso è azzeccato. Direi che siamo in tema. E ora passiamo al momento più bello, sì, della puntata. Il quiz di sto c***o. Oh, iniziamo con una domanda facile da un punto giusto per riscaldarti l'ugula. L'ugula. Ma cioè, puoi ripetere quando ti aiuti io? Non ne hai aiuto a sto giro, l'ultimo episodio abbiamo fatto senza aiuto. Dove fa con tre aiuti? Con tre, perché... Vabbè, hai 50 e 50, il nostro aiuto, sì. E il terzo è la risposta sbagliata. Te la diamo sbagliata, subito. Tu usi quell'aiuto e noi te la diamo sbagliata. Esatto, se tu scegli di usare quell'aiuto, sei consapevole che sarà la risposta sbagliata. Ok, quindi meglio... Non usarlo. Tira lo stai dicendo tu. Lo stai dicendo tu. È un terzo aiuto comunque. Abbiamo sempre domande da 1, da 3, da 5 punti. Iniziamo con una facile, come dicevo, per riscattarti l'ugula. Da un punto. Sì. Fammi finire ovviamente le risposte, gentilmente. Il pubblico è grande che ci ascolta. Ovviamente. Allora, iniziamo. Prima domanda. Quanti anni ha Inuyasha? Ok. A, 15. B, 150. C, 13. D, 200. Suppongo tu parli nel presente. Certo. Allora, sicuramente ne abbia più di 55. Per forza. Per forza, ne ha più di 55. Ora, tutto sta a vedere quando lui, suo padre, il grande demone cane... No, scusami, il grande generale cane. Grande demone cane. Il grande generale cane. Anubis. Si sfiora la bestia. Si è tronchicchiato la mamma di Inuyasha. Non la so, ovvio, non lo so, però io vado per ragionamento. In base a quello che mi ricordo io dell'anime, io dico 150. La B, la accendiamo? Sì, è la tua risposta definitiva? La riaccendiamo? Riaccendiamo. E c***o, si va. Lo so che 200. Ovviamente ho detto approssimativamente. Lo so, era tra 150 e 200. È facile, è la prima cosa che si legge. Pensavo. Beh, è sempre la prima cosa che loro leggo, ma io non la leggo mai. Andiamo con una da 3 punti. Ascolta. A quale tipologia di spirito demone appartiene Kirara? A, Nekomata. B, Kitsune. E poi C, Bakeneko. D, Yokai. Io la so questa. Allora, ricordo che... Aspetta. Tutti le risposte che noi abbiamo dato sono tutti spiriti demoni della mitologia giapponese. Esistenti nella loro mitologia. Sicuramente, non sì, mica. Poi c'è qualche altro esempio. È che purtroppo non mi ricordo, non mi ricordo tanto le parole giapponesi. Yokai. È la tua risposta definitiva. La D, yokai, la accendiamo. Pam pam pam. Ragazzi, io allora, io devo dire questa cosa, io Inuyasha l'avevo visto per la prima volta quando ero ragazzino, avevo 12 anni. Il primo episodio su MTV. Non mi era piaciuto tanto e poi non l'ho più rivisto. Finché poi sono cresciuto, l'ho rivisto qualche anno fa. Qualche episodio e adesso lo stavo rivedendo mentre lavo i piatti. Allora, ora ti dovrei fare quella dei 5 punti. Ma quelle dei 5 punti sono tutte molto difficili. Quindi, vuoi che te la faccio o sì, vuoi... Sì, sì, tanto non le so. Ok, allora, ne scelgo una. Parliamo di Onigumo. Sì. Onigumo sì. È il nome giapponese... Di quale specie di ragno? Perché tu sai che Onigumo è un demone ragno. Lo so che un demone ragno! No, in particolare il demone ragno! Ma non sapevo che era una specie particolare! Su Wikipedia c'è scritto proprio questa, la sua descrizione. Veramente? Onigumo significa letteralmente questa specie di ragno. Vai, ma forse l'ho letto, se mi sembra il cassetto della memoria. L'ho letto. Allora, risposta A. Araneus diadematus. Mi dispiace, sono in latino. Sono uguali i nomi delle specie.
B. Vero mettilo quando ci sono questi. B. L'Oxo Shells Rufeses. Rufesens. Che è il ragno violino. Araneus Ventricosus. D. Agelaida. Dico la A. La Diadematus. Ti vuoi lanciare così? Non vuoi ragionare? No, non lo so. No, io mi ricordo che era qualcosa tipo la A o la C. Però c'è poco, c'è poco appiglio fra la... La, la vuoi, la tua risposta definitiva? Sì. Concorrente, la accendiamo? Bam 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 bam. Ed è giusto. Era la C. Già lo immaginavo che era fra la C. Vuoi rispondere? Lo immaginavo che era fra la... Mi ricordo che era... L'Araneus Ventricosus. Che l'Araneus me lo ricordavo. Mi dispiace per te, ma che potevi, cosa con... Potevi consultarlo un po' di più il cassetto della memoria, però, no? No, dai, fagli prendere punti. Quanti ho punti adesso? Meno 8. Meglio non sapere. Meno 9. Meno 9. Per ora sì, a meno 9. E ora qual è quella che secondo te posso sapere? Da uno. Io chiedo. Qua, secondo me la sa. Per forza deve sapere. Io chiedo aiuto a Kirara. Posso chiedere? Ti ha abbandonato. Questa Kirara... è stata la sua risposta. Kirara ti ha abbandonato. Grazie, Kiri. Un punto, questo lo recuperi, dai. Sicuramente. Metti le cuffie. Ecco, prima delle rimesse. Vai. La indovino con una. La indovino con una nota. Come si chiama la madre di Inuyasha? Questa è la sua. Ah. Leggi le risposte. A meno che sono tutte le risposte identiche, tipo... No, no. A. Ayumi. B. Izayui. C. Meiko. D. Setsuno. Izayui. Ah. La tua risposta è definitiva, sì, sì, la vuoi accendere sicuro. Concorrente? Sei sicuro. Sicuro, sei stato molto frettoloso nelle prove. La stella! Quella è quella giusta. Sì, da un punto! Dai, dai, con questo... No, 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 questa ci... Beh, puoi arrivare, da tre punti, ci puoi arrivare. Sicuro. Segui me. Quale di questi canali, italiano intendo, non ha mai trasmesso Inuyasha? Okay. Ovviamente non c'è in TV. Tre punti. Tre punti. A. Telenova. Ok. B. Kabum. C. Kultum. O Kultum. D. K2. Per me è fra la C e la D. Fra Kultum praticamente è K2. Sì, perché Kultum, se non ricordo male, è una programmazione di casolare di cult. Quindi possiamo avere del Mazinga, che certo, il nome ricordo quello. Che è nel guerriero e queste cose qua. Ho bisogno di vedere se Inuyasha faccia parte dei... K2 è una programmazione un po' più infantile. E dubito che Inuyasha potesse attrarre un genere di pubblico. Però mi ricordo che K2 aveva trasmesso qualche anime già. Anche questo c'è da sottolineare. Come dici, quindi tu. Per me è fra... Anzi, col tempo quegli anime sono diventati anche da aumentare. C'è stato anche in Azuma Eleven. Sì, sì, non dico... No, 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 dico, no, no. Dico che io restringo il campo fra C e... Ok, fra Kultum... E ora, secondo me, ottimo ragionamento. Secondo me, siccome Cartoon faceva tipo Heyman, e K2 Heyman. He-Man, no Heyman. Io dico Heyman, posso dire Heyman. Dico, per il potere di Grayskull. Per il potere di Grayskull. Per il potere di Grayskull. Io dico che è la C. La C. Sì. Cartoon. Sì. La accendiamo? Sì. La tua risposta definitiva? Sì. Era la rivolta di... Guarda, hai fatto il ragionamento giustissimo, ah? E ti sei perso alla fine. Hai dato la risposta. Ragazzi. Hai fatto il ragionamento giusto, lo so. Era corretto. Quando tu hai detto quella cosa, un pochettino... Ci è arrivato subito. Vabbè. Andiamo avanti, sempre visto che punti. Tu comunque hai visto l'anime. Beh, ma l'anime me lo fate forse. Sì, ce ne sono un paio. Comunque, l'anime è pieno di camei, come ci hai detto tu anche nei trivia. Oh. Sia da parte loro verso altri, sia da altri a parte loro. Giusto, chiarissimo. No, comunque, nell'episodio 90 possiamo notare una citazione a un altro anime. Sì. Quale? Parliamo di citazione. A. Conan. B. Lamu. C. Ramma. D. One Piece. Ramma e Lamu mi sembrano un po' kickback. Ramma ma... mezzo e Lamu. Allora, io ho cercato esplicitamente dei camei di Ramma.
l'ho fatto una ricerca esaustiva, ma non l'ho trovato. Infatti, ho cercato io Ranma, ho fatto qualche cameo, Ranma, Kang, come lo cercavo esplicitamente. Su vabbè, Loki, su loro su due, infatti, come personaggi solitamente della Kakashi, ci sono poi altri personaggi. One Piece credo che sia dopo i Inuyasha, quindi l'episodio 90, l'episodio 90 è più o meno 24-24, sarà tipo la quarta, quinta stagione. Io dico Conan. Accendiamo? La tua risposta di sì. Allora, intanto One Piece fa una piccola apparizione. Rubber Cappello di Paglia appare nell'episodio. Sì, sì, ma appare proprio lui. Insieme ai due personaggi di Conan, lui versione adulta con la tizia che si voleva. Ma fare. Questo non è il cameo di cui stavamo parlando. E anche la Mu, sempre nella stessa scena, un paio sia il Cappello di Paglia. La risposta giusta è Conan il detective. Perché c'è il detective di Conan, no? Sì, perché c'è il personaggio che è un ragazzino che si presenta a un appuntamento vestito da Conan. Ah, poi parlava io, pensavo un altro Conan. Lo so. No, lui le... Però siccome il ragionamento era giusto, non ti ho potuto dire. Io pensavo il Conan il Barbaro. No, era Conan... Non avevo capito che... Vabbè, era un'importanza, è un po' come quello che è successo la prima volta che la tizia ha vinto un miliardo, che lui è milionario, che la tizia pensava che si parlasse di un altro personaggio, in realtà facendo il ragionamento sbagliato, l'ha indovinato e vinto. Infatti, non ti ho interrotto per questo motivo. Ora, ne faccio una facile facile. Di quanti punti? Di un punto. Come si chiama l'arma di Miroku? Ne abbiamo parlato. Fammi dire le risposte cortesemente. La so. A. Vortice del tuono. B. Black Hole. C. La faiga. D. Vortice del vento. Allora, innanzitutto tu l'hai detto l'arma. È sbagliato. Viene nominata arma. Ah sì, io pensavo su Wikipedia nella arma. Io pensavo che tu ti riferivi al bastone che lui ha. Lo so, ma io pensavo invece cercavo un altro termine. Arma maledizione. In realtà l'hai chiamato in tanti modi. C'è il vortice della mano destra, ma anche il vortice del vento. Del vento, quindi sì. Sei sicuro che non sia la faiga? E che c'è il risucchio. Che è la faiga? La figa. Detto in modo più... Faiga. Faiga. Peccato, dove scrivere poi nella... Faiga, come ce l'ho scritto io qua? E P-H-Y-G-A. Vabbè, dai. Comunque il vortice della mano destra. Sì, sì, non c'è. Il vortice del vento. La anche il vortice della mano destra. E la tua risposta è definitiva? Sì, sì, sì. Sicuro che non vuoi dire la faiga? Ciao, ne ho persi troppi di ponti figure. Ed è giusto, ovviamente. Però poteva essere un'ottima arma per il monaco maniaco, eh? Beh. Ma risucchia tutto, è un buco diciamo nero. Che nessuno ci viene di pensare che lui non l'abbia utilizzato anche per scopi poco nobili. Diciamo così. Questo sempre sugli episodi, sempre sugli episodi. Allora, in che episodio i protagonisti vengono interrotti durante un bacio? Cioè stavano per darsi un bacio, siccome la Takashi è allergica ai baci nei suoi anime, nei suoi lavori. Vabbè, scusa, protagonisti di chi? Inuyasha e Kagome, protagonista e co-protagonista. Siccome non ci sono tutti questi grandissimi baci, okay. C'è un momento in particolare in cui loro si trovavano lì per lì. Lì per lì. E vengono interrotti. In che episodio? Secondo me è interrotto da Shippo, da Milo, è importante. Episodio A 16. Episodio 17. Episodio 18. O episodio 19. 16, 18, 19. Sì, l'allergia. Ragazzi, non potete mettere dei numeri un po' più. No. Allora, il problema è il seguente. Il problema. No, perché se io ti mettevo, per esempio, 3, 20, 50, 80. Se tu ti ricordavi una cosa. Io avevo risposto 80. Appena accaduta. Però faccio un ricordo. Se tu invece non ti ricordavi, invece di 80. Quindi ti eri aiutato. Allora, io non me lo ricordo. Anche perché sicuramente quando lo stavamo per fare, io mi stavo lavando i piatti. Quindi la risposta è 16, 16, 19. Esatto. Allora, io faccio giornalmente tutto mio, lo posso fare? Certo. Allora, 16 è una potenza di 4. 4 per 4, 16. E può essere una buona risposta. 17 è un numero primo e può essere anche un'ottima risposta. 18 è 9 per 2, non mi piace. 19 dovrebbe essere, non ricordo male, anche essere un numero primo. Quindi fra i due numeri primi, quale mi piace di più? 17. 17. Quindi questo è il tuo metodo, cioè vuoi usare questo? Come? Anche voglio spiegare un aiuto per la domanda da 3 punti. Cosa c'era?
Dico 17 perché è un numero primo. Va bene, ok, è la tua risposta definitiva. Però aspetta, potrei dire anche 18, perché se 19 è un numero primo, 17 e 19 fanno la solitudine dei numeri primi, potrebbe essere anche 18. Quindi siccome loro ne sono baciati, la solitudine dei numeri primi, 18, tipo, cambiano i soldi, 18, accendiamo. Sei sicuro? Sì! È la tua risposta definitiva? Più o meno! Accendiamo. Era 18. Ognuno c'ha i propri metodi. Quindi siccome 17 e 19 sono due numeri spaziali, quindi c'è la solitudine dei numeri primi, siccome sono stati interrotti nel 18, quindi sono baciato, perché lei 17 è Kagome, 18 è Inuyasha, 19 è Inuyasha, e sono stati interrotti nel 18, sono stati interrotti. Garantito. Accendiamo? Sei sicuro? Per tre punti. Per assurdo, è giusto. Madonna! Indovinate? Che ci lascia sconvolti. Ho utilizzato la potenza della matematica! Non lo so a quanto mai la matematica funziona. Ok. Non so come non sia uscita fuori. E comunque aggiungiamo che in realtà l'unico bacio che si vede in Uyasha dovrebbe essere nel film, in uno dei due film che hanno fatto, dove si baciano, che ora non mi ricordo. Ma è un motivo per cui loro hanno questa sorta di relazione, perché comunque Uyasha è ancora molto legato a Kikyo, che poi Kikyo torna sotto forma di... di spirito, di zombie, non è proprio spirito, zombie, perché loro ricostruiscono il suo corpo, ma infatti ricostruiscono un vuoto senza anima, perché l'anima è di Kagome, infatti gli rubano l'anima a Kagome, cioè un manicomio che succede. E quindi Kikyo è semplicemente un fantasma dentro un corpo vuoto, e però ogni volta che si incontra con Inuyasha, a Kagome gli cresce la vena qua, tipo che lo vuole ammazzare. Quello si cinciuccia, ma veramente per chi si bacia, sai che si bacia. Comunque, andiamo avanti, va. Sei pronto? Sì. Domanda da 5 punti. Prego. Ora, questa domanda io l'avevo messa da 5 punti pensando che tu la sapessi a occhi chiusi. Invece, quando abbiamo preparato la sigla, ho capito che tu non la saprai. Quindi mi dispiace, perché ero convinto che tu la sapessi a occhi chiusi. Parliamo. Però aspetta, però magari io molte cose non lo sapevo, perché sapete che lo sapevo che fosse. No, però parliamo della sigla della prima stagione, l'originale sigla, ovvero Change the World. Perché esatto, quella l'abbiamo vista della terza generazione. Ma quella che mi piace a me. E invece non è quella, io pensavo che tu sapessi la sigla. E infatti noi pure tutto il tempo guardavamo la situazione quando scegliamo la sigla. Quindi, quale doppiatore di Inuyasha, intendiamo Inuyasha italiano, canta la sigla d'apertura, ovvero Change the World? La so. A. Massimo Alto. B. Andrea Ward. C. Oreste Lionello. D. Fabio Boccanera. A. Massimiliano Alto. Sono sicuro a migliore. La tua risposta definitiva? Definitivissima. La accendiamo? Certo. Siamo per una scoperta? Quando noi cercavamo la sigla prima di registrare, la sigla di Rinascere nel comparso Massimiliano Alto. Infatti per questo non volevo che la cercassi. Ma, e tra l'altro, lo sapevo che Massimiliano Alto aveva il doppiato di Rinascere, perché nella prima stagione, la prima stagione di Rinascere, perché quando io me lo scopriamo mi lavavo i piatti, dicevo, ma questa è la voce di Ranma, che sì, la sì, è la stessa voce. Poi ricordiamo che c'è anche Andrea Ward che doppia Naraku. Beh, ecco di chi era quella bella voce. Oreste Lionello, grande comico italiano, che doppia Miyoga. Il vecchio Miyoga. E Fabio Boccanera che doppia Miroku. Lo stavo per dire, perché la bocca nera. Casualmente. Lo stavo per dire, però. Mi hanno dato lui. Però mi sono stato zitto. Vabbè, ma mi piaceva anche parecchia. È molto bella. Vediamo se sai questa da tre punti, che potresti saperla. Cosa significa il nome di Sango? A. Rubino. B. Sacerdotessa. C. Corallo. D. Guerriera. Io avevo letto alcuni significati dei nomi, ma non quello di Sango. Le scudere sacerdotessa. Se non è guerriera, è un clickbait. Io dico Rubino. Di quanti punti hai detto? Tre punti. Dico Rubino. Tua risposta è definitiva? Sì. La vuoi accendere? Sì. Ed è sbagliato. Cos'è? Corallo. Di sicuro non erano i più clickbait. Vabbè, l'abbiamo messi così, e Rubino gliel'ho messo apposta perché doveva essere accoppiato con Corallo. Lo so, di rosso. Lo so. Giappone. Passiamo a uno da un punto per farti prendere punti, sperando che la sappia. No, andiamo a punti, 13. Parliamo di Rumiko Takahashi. Nel nuovo sequel. Nel nuovo sequel. Sì, quella del Anyo no Yashahime o Yashahime Princess of Demon. Di cosa si occuperà Rumiko Takahashi? Questo è semplice. A. Curerà lo storytelling. Che vuol dire curerà lo storytelling? Ah, si occuperà di una cosa ben specifica, non è del tutto il progetto, diciamo.
Sì. B. Curerà i dialoghi. Sì. C. Curerà il design dei personaggi. Sì. D. Curerà le animazioni. Io non lo so. Secondo me... Io pensavo ne parlassi anche nel... No. Triglia. So di cosa parlo di questo... Di questo... Sequel. Che parla semplicemente della figlia di Inuyasha che va a combattere con suo cugino, fondamentalmente, ho capito. Cioè il figlio, non mi ricordo se è maschio o femmina, di Sesshomaru. Femmina. Con sua cugina. Ora, se io fossi la Takashi, dell'animazione non me ne fregherebbe un c***o. I dialoghi mi potrebbe interessare per mantenere, diciamo, un continuo per quanto riguarda il carattere dei personaggi, quindi la metto da parte. Se ne dei personaggi è una cosa di animazione, quindi lasciare da parte anche quella. Tutto sta allo storytelling e ai dialoghi. Lo storytelling è fondamentale perché se io voglio mantenere una continuità con la mia storia, dice ok, io voi potete fare questo hobby, ma dovete garantire che non ci siano dei buchi di trama. Guardami in faccia, stai sbagliando strada. Stai andando male, quindi ti voglio aiutare. Quindi detto ciò, l'animazione stiamo parlando. Sembra bella. L'animazione, l'altra cos'era? Il design dei personaggi. Come il design dei personaggi? La accendiamo? Certo. Sei sicuro? Bravo. Ho ricevuto l'illuminazione dall'alto. È stato un'illumination. Il cane dai. Ah, si occuperà proprio della cosa. Amico, Takashi si occuperà soltanto del design dei personaggi. Ma hai detto niente, perché quello è lo stile della Takashi, quindi si deve occupare del design dei personaggi. In una storia che te l'ha raccontata solo in formato anime, almeno per il momento. Io se fosse Takashi mi sarei occupato dello storytelling. Perché io vorrei che la storia fosse un... Ma magari, ma se lei si occupa del design dei personaggi vuol dire che già la storia c'è. Giusto. Quindi vuol dire che lei già ha accettato la storia, ha provato la storia, quindi se... Sì, ma io non lo sapevo non lo sapevo. Vabbè. Beh, comunque ho avuto un'illuminazione divina. Mi si è aperto un cassetto. Anzi, qualcuno ha detto un cazzotto nel cassetto della memoria. E si è aperto logicamente quel cassetto. Casualmente si è aperto quel cassetto della memoria. Sì, cultura generale. Oh. Come si chiama il cortometraggio realizzato per il festival di Rumiko Takahashi nel 2008? Dai! Lo so! Cioè si trova! Appena tu metti il Rumiko Takahashi, la prima cosa che spunta! Giusto! A. Kuroi Tessaiga. B. Yashaime. C. La sfera dei quattro spiriti. D. Inu no Tenseiga. Allora, c'è qualcosa di Inu no Tenseiga? Ho letto io. Può essere che sia questo, o sia qualcosa che avete preso a caso. Che lo dica io? Inu no Tenseiga. La D. Sì. E la tua risposta definitiva, ti ricordo che ancora hai due aiuti. Quanti, di quanti punti è? 5. Ma infatti... Io mi ricordo qualcosa di Inu no Tenseiga. La vuoi accendere? Beh, giusta. Te lo devo dire prima. Allora, è il momento per me di utilizzare gli aiuti. Tuttavia, mi si è aperto un senso della memoria. Può essere anche un senso sbagliato, però lo posso dire che Inu no Tenseiga. Inu no Tenseiga, la D. La accendiamo. E la tua risposta definitiva, devi dirmi sì, per favore. Sì. Ed è sbagliato, perché ti ricordavi giustino, ma non perfetto, perché non è in un ottenseiga, questo l'ho inventato io. Mi stanno odiando. Okay. Il titolo in realtà era Kuroi Tessaiga. Hai sbagliato spada. Esatto. Tessaiga, ricordiamo che la spada che non uccide di Sesshomaru, anzi è la spada che dà vita, che lui tanto odia. Invece del Saigon è la spada che distrugge. Allora, dovresti avere l'ultima da un punto e due da 5 punti. Ok. E hai ancora due aiuti. Sì. Quindi bene o male quelle due. Dovrò fare 10 punti con quei due. Aspetta. Da un punto. Così ce la togliamo dal capo. Parlavamo prima di... Come si chiama il cattivo? Naraku. Quante emanazioni ha? Naraku. Ok. A. 7. B. 8. C. 9. D. 10. Allora, c'è... Canna. Quella illegale. No, c'è canna. All'epoca era legale. Ah no. Poi c'è quella del con la piuma. Non mi ricordo dove. Quella con la piuma. Quella. Siamo a due. Vai avanti. Poi ci sono altre due che c'ha quello della bocca. Quante sei? Siamo a quattro. Vai avanti. Poi c'è quello là di cui c'è una puntata in due parti. Sappiamo che fino a sei sono sicuri. Poi c'è. Quella scarto mi sono visto l'altro giorno. Sei. Ok, ci sono arrivato. Quanti sono? Si trovano sempre con la matematica. Ci sono arrivato. Siccome Naraku significa demone ragno, secondo me sono 8. Fai un altro ragionamento.
Quanto no? Dai un altro ragionamento. Ci puoi arrivare? Ci posso arrivare. 7. Quante zampe hai, ragno? 8. Più il pene? Anche se non ho un pene. Più il pene! Sono 9. Anche la risposta è 8 zampe più la testa. Sono 9. La tua risposta è definitiva? Sì. Bravissimo, si vede che hai studiato. Però io ci stavo arrivando che erano 8. Passiamo a quelle da 5. Allora, sì. Cultura generale. Oh, metti le cuffie. Sì. Quale di queste affermazioni è falsa? Falsa, quella falsa. Falsa. Guardami negli occhi. Falsa. A. La doppiatrice italiana di Kagome ha vinto un premio. Grazie all'anime, intendiamo. In generale, sicuramente ne avranno di. B. Esiste un gioco per Nintendo DS. Sì. C. Esiste un gioco per Xbox. D. I fan preferiscono la prima voce di Inuyasha. Italiano? Sì, perché no. Allora, sicuramente la C, la D è bella perché la preferisco la mossa la voce di Massimo. Aggiungerei che non doppia solo la prima stagione, ma anche The Final Act. Sì, perché avevamo fatto un sondaggio per i fan per decidere chi volessero come doppiatore, se il primo o il secondo che avevano messo che era. Allora, vorrei utilizzare il 50-50. Quindi ti tolgo la D, i fan preferiscono la voce della prima voce, ovviamente. Ma fa voglio lasciare. No. E ti tolgo la A. Che? La doppiatrice ha vinto un premio. Mi non immaginavo che lasciamo un gioco del. Ora, è un gioco per Nintendo DS o per Xbox? Per me è un gioco per Nintendo DS, quella vera. Quindi? Dico quella di Xbox, quella falsa. E la tua risposta è definitiva? Sì. La accendiamo. Non guardare. Perché devi guardare? Non guardare. La sinistrale, sì. La accendiamo? Pam pam pam. È giusta? È giusta. Yeah! Ha utilizzato bene il tuo aiuto. Passiamo all'ultima. In molti episodi, sì, appare una statua raffigurante un personaggio tratto da un'altra opera della stessa Rumi. Di quale opera stiamo parlando? Quindi sono tutte opere sue, eh? A. Ranma Mezzo. B. Lamu. C. Mason Ikkoku. D. Rin. Ah, minchia. Uso il vostro aiuto. Il nostro aiuto. Ti posso dire, io ti posso dire dalla mia parte, che è sicuro è un'opera di Rumi. Questa è la domanda. Intanto l'aiuto. Io ti direi che Ranma non è, perché già gli hanno messo a posare. Cioè basta, è già su. Non è che è a posare. Vabbè, questo si è già è a posare. Prima che si poi si, ne rimangono tre. Inacidisce. Ne rimangono tre, giusto? Io ti direi di scegliere con cautela tra i numeri pari. Quindi la B e la D. Ok, ma allora io la mia risposta. La risposta è la risposta più lunga. Qual è la risposta più lunga? Ma sono uguali. Forse no, è Rin, perché ha una lettera in più. Ha una lettera in più. La risposta più lunga è sempre quella giusta, ricordate. La D. Sì. La tua risposta è definitiva? Perché è la risposta più lunga. La accendiamo? Non guardare lei! La accendiamo? Già hai usato l'aiuto, non ce n'è più aiuti. E poi tu, sì, vabbè, non posso dire più niente. Purtroppo già abbiamo parlato. Accendiamo? Sì. È giusto. Oh, ovviamente. Bella mu! Come che ti guardavo e che non suggerivi? Ma già te l'avevo detto prima che era la mu. Ma mi hai dato un punto in più. Cioè, ora vediamo perché qua. Passiamo al conteggio. Quando si rimonterà il video si vedrà che mentre lui diceva faceva la domanda io ho detto la mu. In molti episodi. Sì. Appare una statua raffigurando un personaggio tratto da una. Ti diamo la grazia, quindi non ti toglierò i punti. Lo so perché sennò. No, no, siamo a meno 61. Sì, ma io so cose di Inuyasha, nonno. Più di 16. Sei arrivata a 20. 20! Uè. Molto bene, ragazzi, con questo noi concludiamo la nostra rassegna degli anni della nostra infanzia. Vi delizieremo con un episodio speciale in cui sarà una sorta di sera di gala, che sarà, diciamo, fatta un po' più avanti. E dove andremo a rivedere la classifica. E la classifica può cambiare. Tutto può succedere. Prima di concludere, vi ricordo di iscrivervi a questo canale. Visita il nostro sito di internet www.portamentale.com. E se volete vedere lui che soffre ancora dietro le mie domande, mettete like. Esatto. Sì, perché
quando il canale raggiungerà più di 1000 iscritti, passeremo a un nuovo format che sarà molto simile agli anime della nostra infanzia, però non vi vedo più. E se non mettete in descrizione, apparirà Samara stanotte nei vostri letti. Commentate, ci vediamo, ciao! Da un coconut e shinoyo.